Siamo a luglio e possiamo tranquillamente dare inizio agli eventi estivi che si susseguono sul nostro territorio. Giancarlo è andato in Avascoperta per farci conoscere una struttura nota che ha cambiato pelle. Un tramonto imperdibile per gli avventori del Wonder. Ogni stagione ritorno nei posti giusti, perché questo è il posto giusto, quindi è iniziata la stagione estiva con i grandi eventi. Venite. Questa sera non ti dico no. Il bello degli imprenditori del sud è che hanno la lungimiranza, riescono a guardare oltre, in quanto hanno sempre desiderato avere una struttura al mare. Hanno beccato la struttura più bella alle porte di Bari. È vero. Mancava il mare, è arrivato, dopo la struttura Gravina, che ovviamente è una struttura di proprietà, quindi che siamo presenti ormai da 20 anni. Abbiamo fatto una scelta 5 anni fa al castello di San Basilio, sulla 106, quindi sul litorale, in zona Calabria. Oggi è arrivato il mare, quindi il triangolo si è chiuso, nel senso che avevamo voglia, ci mancava il mare ed è arrivato, abbiamo fatto questa scelta. La gente ci chiedeva il mare, oggi ha avuto quello che voleva. Ci crediamo molto a questa nuova apertura, a questa nuova struttura, ovviamente che non è fatta solo di wedding, ma è fatta anche di ristorante. Saremo, diciamo, aperti per tutto il periodo luglio e agosto e intendiamo anche proseguire nella bassa stagione. Questo luogo in cui ci troviamo sarà, diciamo, solamente un modo per consumare i pasti, diciamo, e poi tutto si svolgerà all'esterno. Questo si svolgerà all'esterno. Se qualcuno vuole fare un tuffo in piscina in mare, non lo può fare problema. Tranquillamente. Abbiamo anche quello. Finalmente sono iniziati gli eventi estivi e noi siamo felicissimi che non ne potevamo più del grigiore dell'inverno. Non è possibile perché questa pioggia. Ma non è casuale. E perché? Stanotte è il solstizio d'estate, quindi oggi inizia l'estate. Conosciamo il Wonder ormai da tempo, perché siamo dei frequentatori di questo luogo, siamo frequentatori incalliti. Diciamo che questo è un luogo veramente molto particolare, perché la mattina c'è la possibilità di godere tranquillamente del mare e poi la sera si può cenare, si può rimanere in compagnia, ascoltare della buona musica, come d'altronde accade questa sera. Stasera infatti c'è una selezione musicale di un noto DJ di Radio Monte Carlo. Va bene, questa è una quisquiglia, voglio dire, stiamo parlando di una radio minore, cioè Radio Monte Carlo, e sì, loro sono a Monte Carlo, noi siamo Radio Norma, la radio del sud, esatto. Non ce lo dimentichiamo. Esatto. E abbiamo il famoso DJ Nicola Gustavo Chinetti. Ancora voi. Il famoso DJ Gustavo Nitti, no, DJ. Direttamente dai, da Radio Monte Carlo. No, ma non fare così, dai, lo so che sei un ragazzo timido, però so anche che comunque la tua tournée non finisce qui, inizia, perché tu inizia stasera e finisce stasera a Miami. Io so che Nicola Gustavo Nitti prossimamente sarà a Miami. Alessandra l'ho incontrata qualche anno fa, abbiamo parlato più o meno di quelle che potevano essere delle tendenze, però oggi dobbiamo capire, visto che siamo prossimi ad andare al mare, quali sono le tendenze in fatto di costumi da bagno femminili. Beh, in una località balneare di lusso, senza dubbio, è il costume gioielli. Chi non vuole ostentare con un costume gioiello, eventualmente c'è anche la sobrietà che fa la sua porca figura. Posso dirlo? L'ovetto di Fabergé al centro. Sempre con l'ovetto, perché fa la differenza. Fa la differenza.
Diciamo che tu sei una giovane stylist che ha girato il mondo, ha fatto una cosa molto importante, nel senso che ha fatto la spugna, lei ha cercato di capire come si muovevano le tendenze, non rimanendo sul territorio, non rimanendo al sud dell'Italia, ma veramente girando il mondo. Poi è tornata e ha detto adesso decido che faccio una linea tutta mia. Beh, sicuramente dobbiamo metterci al passo con il resto del mondo. E anche il Wonder, dobbiamo portarlo ad essere quello che si vede a Ibiza, Saint-Tropez, insomma nelle località balneari di lusso importanti dove c'è un certo movimento. Grazie Alessandra, che faccio? Ti butto in piscina adesso o più tardi? Più tardi Giancarlo. Forse è meglio. Ciao.